Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi andiamo a farci un giro con una leggenda in chiave moderna. Ricordi, emozioni, Vittorio Nerelli. È una macchina che, seppur ha più di 40 anni, non è mai stata dimenticata dagli appassionati. È tuttora molto amata e probabilmente tanti di noi hanno sempre sognato di rivedere in chiave moderna. Beh, detto fatto, perché nel 2010 il collezionista tedesco Michael Storchek ci riesce nel suo intento, commissionando a Pininfarina la realizzazione di una one-off su base Ferrari. E fin da subito fu un modello molto apprezzato tra gli appassionati e anche i collezionisti, tanto che subito dopo Storchek cercò di far commissionare una miniserie di nuova Stratos, ma non ottenne l'appoggio, non riuscì nel suo intento, quindi per tutti questi anni rimase una one-off. Fino ad oggi, perché il produttore Manifattura Automobili di Torino, grazie al supporto di Michael Storchek, è riuscito nel suo intento, cioè quella di creare la nuova Stratos in una tiratura limitata, 25 esemplari. È proprio come la Stratos di Storchek la base per creare questo vero e proprio capolavoro moderno, è la Ferrari F430 o 430 Scuderia. Qualche anno fa ho avuto l'onore, il privilegio di guidare una vecchia Stratos e per me è un privilegio guidare oggi la nuova Stratos, perché proprio come la vecchia anche questa nuova mi trasmette fin da subito emozioni, forti sensazioni alla guida, soprattutto perché questa macchina si basa su una delle mie macchine preferite, l'F430. Sentite che roba! E diciamo che in termini di sensazioni e di emozioni mi ricorda molto la vecchia Stratos. È una macchina nuda, cruda, spartana. L'insonorizzazione praticamente non c'è, ma è giusto così. Sono sentito così coinvolto che siamo arrivati praticamente siamo in
in cima in un attimo. Esatto. È una libidine. È una libidine. Praticamente qualsiasi componente meccanica ed elettronica è stata modificata e adattata per questo modello. Basti pensare al motore, qua 3003 vuoto aspirato, che arriva a sviluppare fino a 530-540 cavalli. Questo in base ovviamente al... E questo è in base al tipo di macchina che gli porti, perché ovviamente se gli porti una 430 o 430 scuderia sono macchine che hanno su dei chilometri, in base alle condizioni possono sviluppare un po' più o meno cavalli. Guidare una macchina così in queste strade è difficile non immedesimarsi in un pilota di rally. Mancano solo quei pazzi di tifosi dei rally lati dalla strada che ti incitano, che mi dà le note e sono pronto per la prova speciale. Posso staccare i controlli e immedesimarmi in un Ari? Sinceramente non so. Ok, lo prendo a papà. Ok, forse è meglio così, anche perché stiamo parlando di un prodotto fatto interamente a mano, esclusivo. Il costo per convertire la propria 430, 430 scuderia, in una nuova Stratos si aggira a 550.000 euro più IVA. Chiaramente dovete calcolare anche il costo della Ferrari che sacrificate. Quindi ci sto pensando due volte prima di fare un tornante di traverso. È proprio come sulla 430, anche qui sul volante abbiamo ancora il manettino che permette di cambiare diverse impostazioni. Chiaramente i controlli non li stacco, però posso spostare il manettino in race per avere una risposta un po' più rapida dell'acceleratore, così come quella del cambio. Io personalmente adoro questo cambio, non sono un fan di doppia frizione, mi piace il cambio a frizione singola che ad ogni cambiata te lo fa sentire il calcio, ti fa sentire che stai cambiando marcia. Personalizzabile, l'azienda ce n'è anche una.
piano di alloggiamento dei caschi da corsa, proprio come nella Stratos originale. Quando uno si pone un obiettivo piuttosto ambizioso, cioè quello di reinterpretare in chiave moderna un'auto che nella storia dell'automobilismo è stata così importante, beh, non è un obiettivo semplice. Secondo me la manifattura Automobili Torino ha creato un prodotto favoloso e io spero vivamente che tutti i fortunati che la compreranno ci facciano tantissimi chilometri sopra, proprio come Michael Stoschek ha fatto fin da subito con la sua manovra. Semplicemente mozzafiato, come sta macchina, guardate che linea, sempre adorato la linea della Stratos, e questa reinterpretazione in chiave moderna la trovo assolutamente un capolavoro, sembra una navicella spaziale, bellissima. Che dire, il test di oggi non ha prezzo, adesso andiamo in azienda perché ve la voglio far vedere e vi faremo parlare anche col ingegner Garella che ci spiegherà un po' il processo di costruzione della macchina. Sono Paolo Garella, sono il fondatore e l'amministratore delegato di MAT, Manifattura Automobili Torino. Questa azienda che ho creato nel 2014 su spinta di Jim Glickenhaus. L'azienda è stata creata per sviluppare una macchina nuova, la SCG003, che è nata dalla passione di Jim e mia per le corse. In questi 4 anni abbiamo fatto poi anche altri progetti, uno per tutti l'Apollo IE, Intensa Emozione, di cui abbiamo realizzato 2 esemplari, una macchina assolutamente estrema da un punto di vista del design. Abbiamo poi partecipato ad altri progetti tipo alla Devil 16, una vettura con 5.000 cavalli, di cui abbiamo fatto delle attività di impostazione per capire tutti i problemi che bisogna risolvere quando si vuole mettere su strada una vettura di 5.000 cavalli che deve fare i 560 km all'ora. L'ultimo nostro progetto è la Stratos, è una vettura che avevo sviluppato come responsabile dei progetti speciali in Pininfarina nel 2010 come esemplare unico per Michael Stoschek. A Michael l'anno scorso ho chiesto la possibilità di produrre 25 esemplari di questa macchina, della macchina che avevo sviluppato per lui. Una macchina che non era proprio una one-off, cioè è stata, secondo me, di tutte le vetture che sono state costruite in Pininfarina, è stata la one-off più simile a una vettura di produzione. Il livello di ingegnerizzazione, il livello di dettaglio della vettura era tale che permetteva veramente una costruzione in piccola serie del progetto. Abbiamo già prodotto oggi 4 esemplari. La vettura di base è una 430 Ferrari che viene modificata in modo molto pesante nel telaio, sospensioni, ovviamente tutta la carrozzeria viene ricostruita in carbonio. E la macchina finale è circa 100 kg più leggera della vettura di base. La caratteristica di questa vettura è la sua agilità. Oggi come oggi tutte le nuove supercar si affidano all'aerodinamica, si affidano alla potenza del motore, ormai oltre i 1.000 cavalli. Noi abbiamo scelto di mantenere delle potenze ragionevoli, di lavorare molto sulla coppia, di lavorare molto sul grip meccanico, utilizzando dei pneumatici Michelin estremamente buoni dal punto di vista di aderenza sulla strada. E quindi il mix di vettura che alla fine abbiamo realizzato è assolutamente unica. Il passo così corto, i rapporti passo carreggiata sono assolutamente unici per questo tipo di supercar,
combinata con questi tipi di potenza e la qualità delle sospensioni. Utilizziamo delle sospensioni Bilstein. C'è una vasta gamma di opzioni per i vari clienti. Il pacchetto finale è assolutamente unico e dà anche ai vari clienti la possibilità di scegliere all'interno di varie opzioni, ad esempio sul differenziale, sul cambio e sui setting delle sospensioni. Più o meno il processo di modifica della vettura prende un paio di mesi, dai 2 ai 3 mesi. Diciamo in questo momento stiamo circa iniziando una macchina ogni mese. Ragazzi, beh, che dire, qui si conclude la mia favolosa giornata con Matt e la loro incredibile creazione. Grazie mille a tutti per la vostra disponibilità e per il giro in azienda. Ragazzi, se è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e come sempre, grazie per la visione. Ciao!